ce l'ho il costume, non ce l'ho. Ma cosa me ne importa? Ma noi alla loro età eravamo così. Ah, io non di certo. Una fiammante Alfa Romeo 2006 Spider viaggia da Milano a Pisa. Alla guida c'è Antonio Berlingheri, ingegnere milanese. Siamo alla fine dell'estate e la strada è mezza vuota. La giornata è serena e il viaggio si preannuncia rapido e senza scosse. Il mare è poco lontano e sembra risentire lo sciabordio delle onde che si infrangono sulla battigia. L'ingegnere sta andando a trovare il figlio in collegio e, mentre pensa a come sarà l'incontro con il bambino, ecco che si imbatte in una combriccola di giovani che stanno passando un weekend in una casetta sul mare. La loro macchina è senza benzina, quindi sono in panne, e gli chiedono se può aiutarli. Il senso della voglia matta, film di Luciano Salcio del 1963, di cui il film ovviamente di cui stiamo parlando, è tutto in questo incontro. La gioventù allegra, scapestrata e senza regole, senza ideali, e l'ingegnere benestante, un vecchio e dei ragazzi. In realtà Torino Berlingheri ha solo 39 anni, diciamo quasi 40. Un'età che oggi è considerata poco più che adolescenziale, se ci pensate. Però loro, i giovani di quell'epoca, lo vedono come un anziano. Un tipo senza slanci, freddo. Una vita ben impostata e piuttosto arida. Cosa? Ti ho chiesto se mi sposeresti. Io? Il fatto è che hanno ragione. Antonio Berlingheri è proprio così. Un uomo arrivato, moderatamente ricco, soddisfatto di sé, un po' egoista e con una propensione a considerare le donne come una semplice terra di conquista, un accessorio, insomma. La vita però spesso ci mette alla prova, ci misura. Ed ecco che il nostro ingegnere si trova, suo malgrado, coinvolto nelle avventure della combriccola. E questo avviene proprio a causa di una di quelle creature che lui considera terra di conquista. La creatura in questione è Francesca, una splendida Catherine Spack, poco più che 17enne, della quale si invaghisce irrimediabilmente. Il film si gioca tutto su questa relazione, non relazione in verità, tra la pseudo-Lolita e il vecchio satiro, interpretato da un eccezionale Ugo Tognazzi, che poi, come abbiamo detto, così vecchio non è. Gli ammiccamenti anche velatamente sessuali da parte di Francesca fanno impazzire l'ingegnere e così lo vedremo impegnato in una specie di competizione, prima mentale e poi anche fisica, per tenere testa alla scatenata banda di scapestrati. Il legame quasi tribale tra i ragazzi è però un muro invalicabile per Torino. È il muro della gioventù, che non concede alcuno spazio al compromesso e che va dritto al suo scopo. Certo, pieno di contraddizioni, ma più sincero delle avance dell'ingegnere. Eccolo dunque impegnato in una nuotata in cui per sentirsi all'altezza degli altri rischia addirittura di annegare. O nella gara di bellezza dove, ovviamente, è soccombente davanti ai giovani corpi con i quali deve misurarsi. Insomma, la gioventù contro la pseudo-maturità, la bellezza contro la solida moralità bigotta e insincera. Ti senti meglio, Tonino? Io? Ma io sto benissimo. Là là, hai una faccia da cica spinta. Dico, scherziamo. Devi. Ma sa di whisky? Ah sì, ce l'ho messo un pochino, ti tira su. Baffone santo! L'incontro riporterà Tonino indietro nel tempo, ai suoi 20 anni. Tuttavia la vita ormai lo ha forgiato e a nulla servirà lasciarsi andare a una passione che metterà ancora di più in evidenza la sua immaturità e il suo egoismo. Dopo una notte passata fra riverberi di un'apparenza impossibile e l'illusione che Francesca possa concretamente entrare nella sua vita, si sveglierà solo sulla spiaggia, con il mare che, con il ripetersi monotono delle onde, sul bagnasciuga e su di lui lentamente gli bagna i vestiti. La piccola tribù è sparita e Tonino lentamente si avvia verso la sua auto, mette in moto e si accinge a tornare alla vita di sempre. Il cielo plumbeo, appena illuminato da un'aurora che ha da poco superato l'alba, mostra che in quel giorno se n'è andato anche l'estate. Ora forse ha già raggiunto i fatidici 40 anni o forse 100. Quelle che si sente addosso. La scena finale della Voglia matta è bellissima, un emblema alle stagioni che se ne vanno. Il mare sovrastato dal promontorio che è scuro, e Tonino che si allontana sfatto, domato, lontano l'eco della musica della notte passata, Brigitte Bardot di George Weigel,
e la tribù che danza, il sole che tramonto e il niente che prende spazio. Il tuo bene non sarà più mio, mentre ancora ho forza di gridare. Ricorda il finale della Dolce Vita di un vecchio di soli 2 anni con Marcello che sulla spiaggia dell'alba, dopo una festa di bagordi, sente la voce della coscienza che gli chiede di fermarsi e di tornare ai suoi sogni. Stesse luci, stesso cielo plumbeo, stesso tempo andato. Il film ebbe un'ottima accoglienza sia di pubblico che di critica e sebbene la censura abbia cercato di bloccarlo, riuscì comunque ad approdare nelle sale, anche se con qualche taglio e alcune modifiche ai dialoghi. Protagonista assoluto è, come abbiamo già detto, uno straordinario Ugo Tognazzi. L'attore, dopo il Federale dell'anno precedente, sempre diretto da Salce, in cui per la prima volta esce dal cliché comico, ai margini dell'avanspettacolo, si inserisce di nuovo in un contesto che lo vede al centro di una storia che, pur restando nell'ambito della commedia, ha dei risvolti profondamente amari, potremmo dire. Dopo un piccolo ruolo nel Sorpasso di Dino Risi, ritroviamo la giovanissima Katherine Spack nei panni della Lolita che sconvolge per un giorno solo, per fortuna, la vita dell'ingegner Berlinghieri. Molto brava e molto se stessa, fresca e sconclusionata. Nel cast anche Fabrizio Capucci, che dopo poco si sposerà con la Spacche, e un divertente Jimmy Fontana, che qualche anno più tardi si sarebbe fatto conoscere con il brano Il Mondo, brano musicale di grande successo. Un'ultima annotazione va ai luoghi dove il film è stato girato. Nella storia l'ingegnere è in viaggio da Milano a Pisa, ma come facilmente intuibile non esiste una strada così tra le due città. Ecco quindi che Salce scelse di ambientare la pellicola nel meraviglioso lungomare di Sabaudia, uno spazio particolarmente magico e fortemente adatto a rappresentare un racconto in cui si potessero fondere idealmente la spensieratezza della gioventù, la fine dell'estate e il passare del tempo. È tutto così. Così da morire. La tua stagione.